a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video volo per quanto riguarda acquisti dei Colourpop. Sapete tutti che avevo fatto un ordine che mi è stato regalato dalla mia migliore amica quando fu del compleanno, Natale, eccetera eccetera, ma questa volta ho deciso di acquistare alcune cosucce perché mi interessavano tantissimo e quindi ho fatto un ordine, un mega ordine da Colourpop. Ho preso un bel po' di cosucce, sono tutte qui dentro, e ovviamente andiamo a spulciare cosa ho acquistato. Aspettate un minuto. Come si vede dal pacco, è arrivato, cioè il pacchetto è arrivato tutto pieno di pluriball e anche questi qui grandi, proprio che ricoprivano tutto il pacchetto. L'imballaggio mi è piaciuto tantissimo perché ogni cosa era confezionata con un sacchettino con il pluriball tutto attorno, quindi tutto impacchettato bene, perfettamente. Io già l'ho controllato, infatti non sono più riuscita a chiudere il pacchetto. Se mi vedete questo make up un po' particolare e sobrio è perché ho partecipato alla masterclass di Vittoria. Vi metterò il link del suo canale qui sotto, ma la conoscete intanto perché è bravissima, è gentilissima ed è una persona splendida. Io ho fatto due masterclass con lei e sinceramente ne vorrei fare tante altre perché l'idea del make up è stata sua. La scelta del rossetto poi l'abbiamo fatta noi in base a quello che dovevamo fare. Io siccome dovevo andare a prendere il caffè da mio padre, quindi dai miei genitori, quindi non mi andava di mettere un rossetto troppo particolare, quindi ho messo questo, che è, ve lo dico subito, è il rossetto che mi ha regalato Sabrina Bambi, che vi scriverò il suo canale anche qui e la pagina di Instagram, che è Barry Chrysler, ed è questo, è un rossetto lucido, nel bullet è così, e questo è il rossetto che è leggermente lucido. Ovviamente vi metterò il video del pacchetto che mi ha regalato Sabrina giù nell'info box e nelle schede, se me lo ricordo, così date un'occhiata. Allora, iniziamo con la prima palette che ho preso ed è la Garden Variety, ed è questo. Allora, i pack di Colourpop sono fantastici, veramente, già l'ho ripetuto un sacco di volte quando fu del primo pacco, niente che dire, cioè una bellissima palettina, tutta in rilievo, molto molto bella, proprio la scritta è tutta in rilievo. E i colori, non ha lo specchio, e i colori sono questi. Ovviamente vi farò vedere un bel po' di palettine, quindi poi mi dite voi quale di questi di queste palette volete vedere qualcosa. Vi swatcho qualche colorino, tanto per dire. Questi sono i colori, spero che si vedano perché ho le luci riflesse proprio. Questi sono i colori e non mi baso più, in base ai video che faccio e anche a tutte le cose che swatcho io o che vedo negli altri video, ormai non ci faccio più caso per la pigmentazione degli ombretti, perché ogni volta capita che sulla mano scrivono e poi sugli occhi niente. Sta di fatto che ho visto il video della Lizzy dove la palettina di Essence non è andata bene. In caso vi lascerò anche il suo video qua giù nell'info box, così gli date un'occhiata. Allora, questa è la prima palette, andiamo veloci perché ho un bel po' di cosucce da farvi vedere. Allora, forse è meglio che li conservo dopo. La seconda palette è questa, confezionata con il pluriball, come vi ho detto poco fa. Poi vi faccio vedere questa palette, che è tutta tipo con disegni damascati, che si chiama Boudoir Noir, credo, non lo so, non sono sicura. Questo è il pack esterno e ovviamente il pack interno proprio è identico.
e ha dei colori più neutri, sempre tutta in rilievo. Questa è la cosa molto molto bella di questa palettina, stupenda. Ha lo specchio, questo è lo specchio, e questi sono i colori. Allora, non vi sboccio tutto perché sennò non ce la finiamo più di fare questo video. Sceglierò due colori. Questo, perché poi ho fatto con... questi sono glitter! Questi sono glitter! Sono glitter! Sì, bellissimo! Molto molto belli. Cioè, guardate qua. Non so se si vedono i glitter. Qua ci sono i glitter. Comunque, bellissima. Io certe volte non so nemmeno come sbocciarle le cose perché voglio che si vedano benissimo. Perché ovviamente con la luce riflessa danno tutta un'altra atmosfera. Questi glitter hanno dei puntini rosa, giallo, viola, azzurro. Bellissimi. Poi belli morbidi anche. Questa è una cosa che mi piace. Aspettate che mi prendo una salviettina. Perché già mi sto sporcando. Poi andiamo avanti. E qui abbiamo due palette. In questa confezione abbiamo due palette, ma una ve la faccio vedere per ultima perché è una chicca, perché ho fatto l'ordine anche per quello. Allora, la palette che vi faccio vedere è Aura e Out, giusto? Sì, dovrebbe essere così la scritta. Io e l'inglese, abbiamo fatto due scuole diverse. Si vede? Ecco qua, questa è la palettina. Allora, i pack sono bellissimi. Infatti, nello scorso video, nello scorso haul che ho fatto, io le scatoline non sono riuscita a buttarle. Mi dispiace, ma non ci riesco. Questa ha lo specchio che ancora ha il cellophane. E questi sono i colori. Cioè, ditemi voi che colori sono pazzeschi! Pazzeschi! Guardate qua che colore. Bellissimi, cioè bellissimi. Ce n'è un altro glitterato che non faccio perché sennò mi sporco ancora. Voglio provare questo verde. Ma non riesco a parlare. Bellissimi, bellissimi. E ancora abbiamo dei glitter. Questo è... Allora, questo è glitterato. Questi sono tutti shimmer. Questo shimmer, ci sono 1, 2, 3 matte. Bellissima, veramente una bellissima palette. Devo assolutamente fare dei make-up perché li devo fare. L'altra, come vi ho detto, la farò vedere per ultimo. Poi, un'altra palettina. Questo ha in... Ah no, questa vabbè, le faccio vedere adesso. Questa ha in... non è in rilievo, cioè è in rilievo soltanto delle sfaccettature della farfalla ed è molto molto particolare. Mi è piaciuta, ma è una palettina vuota. Ho preso diverse palettine vuote perché volevo sistemare alcuni ombretti. Io ho qualcosa della MAC e altri tipi di marca. E li volevo tutti assieme, quindi ho lasciato, ne ho preso una che è questa. Poi se non mi sbaglio ce n'è un'altra che dovrebbe essere questa. Ve la faccio vedere subito. Sì, ho preso questa con le palme. Scusate, questa non l'ho fatta vedere bene. Questa con la farfalla. Queste sono delle palettine vuote magnetiche. Vi faccio vedere aprendola. È così. È magnetica e mi piace per conservare gli ombretti e anche per fare una palettina per quanto riguarda i blush e tutto. L'altra palette magnetica è questa con le palme e i cuoricini e quando si apre, scusate, al contrario, quando si apre è così, senza specchio, tanto a me non interessa lo specchio, non mi guardo mai tramite la palette. Poi se non mi sbaglio ce n'è un'altra che guarderemo dopo. Se non mi sbaglio dovrebbe essere questa, che è così con le stelline. Ve lo faccio vedere veloce perché sennò mi perdo veramente in queste cose. Che poi faccio che bello, Maggiuz! E la palette è così all'interno.
sono bellissime e molto molto utile. Allora, poi ho preso un'altra palette che è simile a quella che vi ho fatto vedere poco fa. Questa, vedete? Sono uguali, solo questa è quella vuota e questa invece è quella piena. Spero che non cadano. Questi sono tutti i colori che ci sono. Ci sono dai matte ai glitterati e ai shimmer. Abbiamo matte, questo. Sono matte. Glitterati abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 glitterati e tutto il resto è shimmer. Bellissime, cioè. Mi manca l'aria. Bellissime, veramente bellissime. C'è cioè, un fucsia. Cioè, va. Comunque, una bella paletta. Oh, questa arancione, arancione, bello arancione. Guardate questa arancione. Questo è un arancione. Molto bello arancione. Dove li metto? Sono bellissime. Cioè, io all'inizio ho pensato, vabbè, prendo qualche palettina così, tanto per, chissà. Per quanto riguarda gli ombretti Colourpop, a me piacciono tantissimo. Avete visto la pigmentazione e tutto. Quando fu del primo ordine, per quanto riguarda gli ombretti, proprio delle palettine, mi sono piaciute perché un giorno di pomeriggio stavo facendo un make-up, ma così tanto per passare il tempo, e mi sono piaciuti veramente tanto. Quindi ho deciso di cercare di nuovo, entrare di nuovo nel sito di Colourpop e vedere cosa c'era di bello. Avevo visto che c'erano un sacco di prodotti scontati, quindi ho preso la palla in balzo e ho fatto un bell'ordine. Per questo ho preso alcune palettine, perché tutto quello che voi vedete in questo video era tutto scontato, del 30, se non mi sbaglio. Quindi li ho presi proprio apposta per questo motivo. Sì, la chicca ve la lascio per ultimo perché era la palettina che a me piaceva e l'avevo messa nel carrello quando poi era scontata, l'ho subito preso. Allora, ho preso tre palettine di queste qua piccole, di norma le avevo prese tutte e sei, ma quando poi ho fatto il pagamento, perché io avevo messo tutto nel carrello, però tra metterle nel carrello e fare il pagamento a chi mi doveva fare l'ordine è passato un po' di giorni e le altre palettine sono arrivate sold out. Vi faccio vedere quelle che ho preso io. La prima si chiama Cherish, che è questa. E sicuramente vi sembrerà molto ma molto simile alle palettine di Natasha Denona. Queste sono le colorazioni. Li volevo prendere tutti proprio per provarli perché non conosco questa texture e queste li proveremo in un video perché li metterò a confronto con quelle della Denona. Questa è la prima. Poi ho preso Amour. Amour, questi proprio hanno il pack identico a quelle di Natasha Denona, identico proprio. E questa è la colorazione di Amour, molto molto bella anche questa. E poi ho preso Lyric, sono bellissime. Ovviamente dobbiamo vedere se hanno la stessa scrivenza e tutto. Anche questo, come l'altra, ha un glitter, due shimmer e due matte. Il glitter è quello nel mezzo, lo shimmer uno è questo e uno è questo. Da provare assolutamente perché mi hanno stuzzicato, perché volevo fare una comparazione con quelli della Denona per vedere se il prezzo equivale al fatto che gli ombretti siano buoni o meno. Poi andiamo avanti e ho preso questo che è una mini size del Pretty Fresh ed è un idratante, un fix idratante nel formato mini size. Questa è una mini size
Spesso mi capita di fare i video con le Angel oppure video normali che faccio io, dove facciamo tipo mi trucco con le mini size, no? E quindi ogni volta io utilizzavo soltanto i Fix Plus di MAC che mi hanno dato in un campioncino e quello io lo tengo conservato perché è l'unico diciamo piccolino che ho. Però facendoci caso c'è anche l'altro. Comunque, l'ho voluto prendere, chissà. Devo fare qualche cosa e quindi ho preso questo ed è Hyaluronic Set Mist ed è, vediamo, c'è scritto la quantità, io proprio ciecata, no, non c'è scritta la quantità, comunque erano quelli piccolini. Volevo prendere le altre cose ma non ho trovato perché ho preso questo e poi, se non mi sbaglio, avevo preso anche la spugnetta. Sì, avevo preso la spugnetta piccolina e poi una più grande. La spugnetta piccolina è questa la confezione, cioè ditemi voi se non è bella. Bellissima. È un color salmone pescato. No, è color pesca. E la spugnetta è questa. Cioè, guardate. È piccolissima. Veramente molto molto piccola. E questa è la spugnetta. Ed è sempre color pesca. Sembra simile a quella di Real Techniques, proprio la forma e tutto, però è piccolina. Poi nel frattempo era scontata anche questa spugnetta e quindi l'ho voluto prendere. Questo è un giallo spento, più beigiolino, diciamo. Proprio come descrivo io i colori. E questa invece è leggermente più grande, ma è tipo quelle vellutate. Ora vi faccio vedere la differenza tra questa e questa. Guardate qua che differenza. Vedete? Però questa è quella tipo vellutata, tipo pelusciosa. Ed è questa. Adesso vi faccio vedere perché ho comprato questa qui piccolina. Io ce l'ho qui, se non sbaglio. Sì, perché io di norma utilizzo questa, vedete, sopra giù la dimensione è quella, non so se diventa più grande. Io questa la utilizzo per settare il correttore che metto sugli occhi prima di fare il make-up. Quindi volevo provarla e ho preso questa, poi mi piaceva il colore. Pace e amore, ne l'ho presa. Poi ho preso aspettate che me li prendo qua le cose perché sennò mi confondo. Ho preso tutto? Sì, ok. Allora, ho preso un altro degli ombretti, questi qua nella confezione piccolina. E vi faccio vedere, questi sono i gel. Sono degli ombretti però in gel, sono molto molto belli e pigmentati. Questa è la confezione. Questa è la confezione. E sono in gel. Ve li faccio vedere, vedete? Ed hanno una pigmentazione stupenda, veramente stupenda. Questi li potete utilizzare sia come ombretti, a chi piace, e anche come illuminante, però io preferisco di più come top coat per quanto riguarda gli ombretti. Guardate qua, cioè, stiamo scherzando? Sono molto molto pigmentati e mi piacciono tantissimo. Io la scorsa volta ne avevo preso uno e questa volta l'ho voluto replicare. Poi ho preso dei glitter. E ho preso, vediamo se c'è scritto il nome. Ho preso questi glitter qui, vedete che sono iridescenti, stupendi veramente. E questi si chiamano Homecoming 2014. E vi faccio vedere cosa c'è qua. Aspettate, cambio dito. Sono sempre in mousse. Quindi quando li mettete dovete ovviamente stare un po' attenti perché sono in mousse e si sentono un pochettino i glitter. Non è una cosa eccessiva proprio come glitter, ma sono
Si sentono, guardate. Guardate l'effetto che fa. Vedete? Scuro, chiaro, giallo, dorato, azzurro, viola. Cioè, bellissimo. Bellissimo. Io sono veramente, sono rimasta sconvolta di questi ombretti perché io guardo spesso i video degli americani e questi li utilizzano tantissimo, anzi io guardo spesso il video di una ragazza americana che forse collabora, se non mi sbaglio, con Colourpop, perché io vedo tutte le nuove uscite, tutte, scusate, tutte le ultime uscite e vedo tutto quello che propone Colourpop e lei li fa vedere, ma li fa vedere sulla palpebra, sulle labbra per quanto riguarda i rossetti. Bellissima. Poi un altro ombretto che è Jelly Match ed è questo qua. Guardate la confezione, cioè ci dobbiamo dire qualche cosa in questa confezione. Bellissima. Ed è il nome è Buttercup ed è sempre un jelly. Guardate, ve le sto mettendo tutte da questa parte, il gel. E io li sto sfumando, eh? Vedete? Guardate, è questo. Assomiglia a quello di prima, a questo qua, però è leggermente più scuro. Invece quello è leggermente più bianco. Questo è leggermente più rosa. A differenza del primo che vi ho fatto vedere, questo è più bianco e questo è leggermente più rosa. Non so se si vede la differenza. Non so se vedete la luce. È luce fu. Poi fatemi vedere cosa avevo preso. Allora, la scorsa volta avevo preso il correttore, però swatchandolo mi è sembrato leggermente scuro, quindi ho voluto prendere la colorazione più chiara e ho preso il 05 Warm Fair nella colorazione Fair. Ed è così proprio chiaro, 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 chiaro. Perché volevo utilizzarlo come illuminante, però credo che sia buono proprio come correttore, perché quello era leggermente più pescato, quindi era leggermente più scuro per quanto riguarda, però ovviamente lo devo sempre provare. E questo è molto più chiaro, quindi anche questo correttore lo utilizzerò per fare un make-up completo. Dovete decidere voi quale palettina di quelle che vi ho fatto vedere adesso volete un make-up completo, perché abbiamo tutto per quanto riguarda la base fino ad arrivare agli occhi, quindi, e alle labbra, quindi decidete voi. Poi, in base ai video che devo fare, mi servivano delle cose, non è vero. Non mi servivano, però le avevo viste sempre nel video di questa ragazza e mi sono piaciute. Siccome io non utilizzo tantissimo questo tipo di prodotto, ho voluto provare perché allora è facile provare i prodotti di Colourpop. Perché voi dite? Perché i prezzi sono bassissimi. Il problema è che c'è il rischio della dogana. Se non fosse, cioè se non ci fosse questo rischio, credetemi che io comprerei solo Colourpop perché veramente mi trovo benissimo, qualità e prezzo ottimi, ma veramente ottimi. Ho preso due stick. Allora, uno è un blush che sarebbe questa è la confezione e io ho preso Cool It. La confezione è simile a quelle di Kiko, per citarvi qualcuno. E la colorazione dovrebbe essere tipo questa che c'è qui nel simbolino. Ovviamente la proviamo sulla manuccia. Da questo lato mi viene male. Allora, in base al packaging, all'oblò che c'è qui, il colore è diverso. Questo è una specie di pescato, tipo guanciotte sane, in poche parole per farvi capire. Questa è la colorazione che piace di più, se non mi sbaglio, a Lizzy. Ovviamente la devo provare, credo che sia tipo un color neutro, tipo di guanciotte sane per farvi capire la colorazione. Io avevo scelto un malva, però così ve lo dico tanto per.
Poi ho preso l'illuminante Star Bright. Questo è il pack dello stick. Questo è uguale al blush. E questo è l'illuminante. Lo proviamo qua. Molto bello l'illuminante. Bello, sono cremosi, si stendono benissimo. E questo è l'illuminante, cioè guardate che luce. Considerate che sono con la ring light e le due soft box, però guardate che luce, bella. Allora, ragazzi, sono Stefania dal futuro per dirvi che il video è troppo lungo per quanto riguarda Colourpop e quindi l'ho dovuto dimezzare perché veramente erano troppe cose. Il video era veramente, veramente, veramente troppo lungo perché l'haul è gigantesco. Quindi, per farvi vedere il tutto, ho dovuto per forza dimezzare questo video. Ma non vi preoccupate, fra un paio di giorni troverete la seconda parte. Io spero ovviamente che i miei acquisti vi siano piaciuti. Se avete qualcosa di interessante che volete vedere, diciamo, in azione, giù nei commenti, vi voglio proprio scatenati come non mai. E niente, che dirvi di più? Come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!